Buonasera, sono Stefano Rollo, editore di Apice Libri. Siamo qui eh, di venerdì alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, venerdì pomeriggio. Per fortuna fuori non piove, anzi, qui dentro è fin troppo caldo. La sala, per fortuna, la sala Meucci è piena di persone che sono venute ad assistere alla presentazione del volume curato da Raimondo Ottaviani che è qui accanto a me che riguarda i percorsi eh, tra i meandri della storia dell'arte medica è un volume soprattutto, fatto soprattutto in ricordo del professor Paolo Vanni che insieme appunto alla dottoressa Ottaviani ha eh, curato le eh, lezioni di storia della medicina per circa dieci anni, anche di più eh, e fin quasi poi alla scomparsa del professor Vanni stesso che siamo appunto qui a ricordare quindi... Volendo dire qualcosa, chiedo subito alla dottoressa Ottaviani perché abbiamo fatto questo libro. Io personalmente, eh, parte del mio lavoro, ma ho conosciuto il professor Vanni credo nel 1985, quando andammo per la prima volta insieme a Sciare. Quindi, per me era un'antica conoscenza, e molto ricordo sempre molto affetto. Ma ora passo, non voglio fare la protagonista, e passo quindi il microfono a Raimonda. Grazie, buonasera a tutti. Eh, devo dire che è stata un'idea che ho maturato col tempo perché, quando è morto quasi all'improvviso il professor Vanni l'anno scorso, è esattamente un anno e un mese che è morto, io sono rimasta veramente svuotata. E a lui dovevo molto perché avevamo passato tanto tempo eh, studiando, cercando, pubblicando libri, facendo corsi, organizzando lezioni. E tra l'altro proprio queste lezioni di storia della medicina eh, organizzate da Sesto Idee che allora andava molto forte a Sesto Fiorentino. E eh, queste lezioni le avevamo tenute per quasi vent'anni. Pensate, quasi 20 anni e avevamo delle allieve molto affezionate e avevamo già pubblicato un libro, 30 lezioni di storia della medicina nel 2004, però rimanevano ancora quasi 100 lezioni da pubblicare. Allora ho pensato, proprio in memoria di lui, di fare qualche cosa che potesse rimanere nella memoria. Eh, delle signore di sesto che avevano frequentato, anche signori, eh, c'era anche qualche uomo. E eh, qualcosa di scritto, per fortuna ho trovato questo signore molto, anche troppo simpatico, perché molto aperto, che quando vide tutte queste lezioni elencate Anno per anno mi disse: Ma cos'è un elenco telefonico? No. Al che io dissi: No, l'ho messo così perché è questa la data di queste lezioni. Abbiamo insieme trovato un modo per renderle più accessibili, eh, più mh, come divulgazione della materia, eh, più che eh, un manuale o qualcosa di ostico. Le persone possono leggere questo libro anche cominciando dalla fine, perché è diviso in capitoli e ogni capitolo è molto ben chiaro, tipo storia della medicina, storia della chirurgia, storia dell'infermerismo. No? storia eh, della Croce Rossa eh, in generale, eh, storia dell'igiene curata dal professor Comodo eh, che eh, è stato in attività fino a pochi anni fa quando è andato in pensione e, eh, e poi personaggi e malattie molto importanti diciamo nel passato. Quindi è un libro ehm, semplice, senza fotografie, però ho curato molto la prima copertina, la copertina, perché la copertina rappresenta per me proprio il percorso che eh, segna una ricerca, eh, segna un modo di essere e anche un modo di divertirsi, se vogliamo. Quella copertina rappresenta le sorgenti dell'Adda che è una vacanza che avevamo fatto io, il professore e un altro gruppetto di persone e ci era piaciuto tanto quel posto sopra Livigno in pratica. Quindi scorrendo le fotografie del mio album, cercando appunto una foto per la copertina, mi è sembrata quella più adatta. Veramente l'ho fatta cambiare quattro volte al Stefano e io ho detto beh... Facciamo così, cambiamo la copertina e poi basta. E quindi io alla fine mi sono decisa. Non so se devo dire qualche altra cosa. Abbiamo parlato tanto della copertina in vista appunto il nostro operatore, poi magari a riprenderla, che è qui sul tavolo dietro. E poi purtroppo dovremmo andare perché il sindaco ci aspetta e non vogliamo essere da lui rimproverati. Insomma, ecco visto è sempre così gli altri disponibile. Devono arrivare anche il professor Comodo, il dottor Ranaldi, Duccio Giovanni è già arrivato, però c'è anche la rappresentante della storia eh, a livello nazionale della storia della medicina, società della storia della medicina, che è la dottoressa Vardeum, che fa parte, eh, è un membro direttivo, eh, e poi c'è anche il rappresentante della Croce Rossa, eh, della Croce Rossa di Firenze, eh, di Maio si chiama. Eh, grazie e eh, buona lettura se volete comprare il libro. Bene. Un saluto a tutti e noi andiamo a cominciare la presentazione.